Dere sci a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio di Hellblade: Senua's Sacrifice. Finalmente ci siamo. Abbiamo spezzato i sigilli che ci impedivano di varcare questa porta e quindi di entrare nell'Helheim. Adesso possiamo finalmente aprirla e varcare il ponte di legno sopra il fiume dei coltelli. Così ci ha detto la voce alla fine dello scorso episodio ed è quello che ci toccherà fare. Per cui bando alle ciance, non perdiamo tempo e apriamo la porta, nonostante le voci ci dicano di fare il contrario. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I would never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? At your home. He's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats. Heart. He fought for love unspoiled by your darkness within. He fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness we will find him. In your sword still beats a heart. Oh mio Dio, ragazzi, che cosa abbiamo appena visto? Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life.
He ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And he wanted to surrender, abandoned to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Wow, oddio ragazzi, ci sono talmente tante cose da dire. Non saprei nemmeno da che parte cominciare. Direi che il filmato che abbiamo appena visto ha spiegato molte cose e neanche confermate altre. Cioè, le nostre teorie alla fine si sono rivelate valide. In pratica Senua è tornata al suo villaggio e ha visto il proprio marito, il proprio compagno Dillion, insomma, sacrificato per mano dei nordici. Perché ragazzi, nonostante Senua possa ricordare una vichinga, non è una guerriera nordica, attenzione, perché ho anche sentito dire questo in giro, che in Hellblade si interpreta una nordica. Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, i nordici sono quelli che hanno fatto questo al nostro villaggio e che hanno torturato e sacrificato nostro marito mentre noi eravamo via. Probabilmente nelle terre al di fuori del nostro villaggio, in esilio, in cerca di una cura, del controllo, così ha detto la voce, del controllo sulla nostra malattia mentale. Ok. Sentite i tamburi. Ok. Mamma mia ragazzi, l'epicità di questo momento. Venite. Avete notato il fuoco che aveva incendiato il villaggio? E quindi la pirofobia di Senua, la paura del fuoco, per via del fatto che ha bruciato il suo villaggio e probabilmente consumato in mezzo alle fiamme anche molti dei suoi compagni. No ragazzi, ma sentite la musica. No ragazzi, la musica in questa sequenza è incredibile. Vieni. Presto. Ok. Maledizione. Questi qua con lo scudo sono forti. Attacca. Devo riuscire a fargli un parry. Niente. Ok. Mamma mia. Niente, non riesco. Forse è impossibile fargli il parry perché hanno lo scudo. Continuano a buttarmi giù. Dobbiamo farci sbilanciare. Piuttosto rompiamogli la guardia. Ah, li possiamo spingere sotto. Ok. Va bene, li abbiamo sconfitti tutti, ragazzi. Questa sequenza è stata veramente incredibile, ma anche la cutscene che abbiamo visto prima, cioè la recitazione, è stata veramente intensa, davvero intensa, avevo i brividi. Guardate il mare in tempesta. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Stiamo già per varcare le porte dell'Hell. Probabilmente sì. Ok, cosa c'è qua? Every gate you open into darkness brings another challenge. Merda. Questo è bello grosso. Via. Dai. Mamma mia. Non riesco a capire
Cos'ha la sua maschera? Ci ha caricato. Questo è un nuovo nemico. È troppo lento. Devo capire esattamente quando contrattaccare. Ora, no. Ora, nemmeno. Ok, allora colpiamolo. Mamma mia. Sentite i suoi passi quando carica. Ok, questo immagino che sia bello resistente, eh? Però le sue cariche gli si ritorcono contro. Vieni. No, ancora troppo presto per il Perry. Va bene. Usiamo un pochettino il focus. Ok, carica. Perfetto. Mamma mia. Che bestia. Veramente una bestia. Non abbiamo ancora scoperto quale fosse esattamente il popolo invasore. Ha detto i nordici, però è molto generale come termine. Ok. Distruggiamolo. Lo stiamo scarnificando. Aia, preso in pieno. Preso in pieno dalla carica. Ok, sei finito. È andato, sconfitto. Però non è finita. Che diavolo? Ok. Se riuscissi a buttarlo giù. No. Come non detto. D'accordo. Venite. Via. Questo è andato. Questo pure. Ok. Mamma mia, sono tanti, eh. Cerchiamo di usare il più possibile le nostre abilità per concludere in fretta lo scontro. Ne arriva un terzo con lo scudo. Con lo scudo e il maglio. Se andiamo avanti, più i nemici aumentano, più l'oscurità aumenta, ragazzi. Si tratta di un viaggio interiore, è chiaro. È questo che significa combattere l'oscurità, venire faccia a faccia con i propri demoni. Che hanno il volto degli invasori, non a caso. Ok. Ok, questo è importante, spezzargli la guardia. Perfetto. Questo è praticamente andato. Aspetta, non ignoriamo nemmeno l'altro. Due fezzate, diamole pure a lui. Io vorrei riuscire a spingerli di sotto. Ecco. No. Mamma mia. Ok. Perfetto, entrambi uccisi al rallentatore. Molto scenografico. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mio Dio. Wow. Riposiamoci un momento, ragazzi. Troppe emozioni una dopo l'altra. È un climax questo gioco, comunque. Parte relativamente lento, comunque un po' in sordina. E sta salendo sempre di più. Ok, qua dobbiamo risolvere un altro enigma, ormai lo conosciamo benissimo. Questa tipologia di enigmi. Questa porta però non si può ancora aprire. Vabbè. Intanto dobbiamo trovare le rune. Ok. Una S, una X e quella specie di fiocco. The journey to Helheim is never a straight one.
each must find their own path. Align yourself. Ok, credevo che ora si potesse aprire. Di chi è questa voce, ragazzi? Non mi sembrava quella di Druf. Comunque qua c'è una runa. However you come to the gold covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Sigfrido. Ho già sentita questa storia. Ok, si sta distorcendo lo schermo. Però di qua mi sembra che non si vada da nessuna parte. Comunque non abbiamo ancora raggiunto l'El. Stando a ciò che ha detto questa runa, dovremmo raggiungere un ponte d'oro prima di potervi entrare. Però a meno che... Ecco qua, esatto. Ma dovremmo vedere la X. Com'è che non vedo nulla che mi... Ah, sì, no. No, non di qua. Allora, guardiamoci bene intorno. C'è qualcosa che sembra un'illusione. No. A meno che... No, ok, no, no, no. Non è una scala invisibile, nulla del genere. Forse i drappi formano una X? No. Non riesco a ricondurre nessuna forma. Ah, aspettate. Questa. Potrebbe essere... No. Dovrebbe essere qua? Ma che strano questo effetto, tra l'altro. Non la riesco a trovare. Però questa è solo la X, ci devono essere altri elementi, altre rune. Pure qua non c'è niente, giusto? No, da qua si vede la scala, esatto. Ok. Mi sembrava. Ok, perfetto, va bene. Ok, questo è un mix degli enigmi di Varravan, del corvo, quelli dell'illusione, e i soliti con le rune. Però non me l'aspettavo. Ok, va bene. Va bene, abbiamo creato la scala. Ma perché, ragazzi, lì per lì ho pensato, quando ho visto quella roba invisibile, poi non l'ho detto a voce alta per non rovinare l'atmosfera, però pensavo che fosse un glitch, sinceramente. Invece no. Ok. Allora, la S è qua. Però forse non da questa prospettiva. Ecco, da questa, sì. Da questa. Ok, presa. Perfetto. E ok.
qua possiamo addirittura uscire. Mia ragazzi, che atmosfera. Ho la pelle d'oca, non so perché. Allora, lì scendiamo e tra l'altro c'è una runa. Però prima di scendere da lì, esatto. Qua c'è il fiocco. E la X allora deve essere per forza... È sempre lo stesso oggetto, solo che visto da prospettive differenti, dà forma a diverse lettere. Quindi vediamo un pochettino di recuperare anche la X e poi vado a prendere quella runa laggiù. La X però dal basso si poteva guardare, giusto? Sì. Forse da qua no. Ah, eccola qua. Non so come ho fatto a non vederla prima. Ok, va bene. Abbiamo sbloccato la porta, però prima, per arrivarci, facciamo il giro lungo. Così scopriamo qualcosina in più sui miti nordici, sulle leggende nordiche. Ragazzi, sono sinceramente senza parole. Devo ancora metabolizzare tutto quello che abbiamo visto. Perché... mi ha colpito, davvero. Mi ha colpito davvero parecchio. Ok. Vediamo un pochettino cosa ci dicono. Possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. Ok. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Ok, d'accordo. Ci siamo ragazzi, questa runa l'avevamo, sì, l'avevamo letta assolutamente. Va bene, possiamo varcare anche questa porta. Mamma mia. Sembra veramente il passaggio per l'inferno. Poi tutti questi corpi impalati, torturati, carbonizzati. Probabilmente sono gli abitanti del villaggio di Senua e suoi compagni, ma... guardate che atmosfera. Anche come si protegge il volto. Ci siamo. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Eccolo. Si sta aprendo la porta. Oh mio Dio, è la gigantessa. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Ha distrutto la spada. Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye.
is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What are you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. The shadow. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Why go on? Only give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare post the question? Sometimes the answer lies in a memory. A feeling. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. Wow, ragazzi. Wow. Io veramente in questo episodio penso che non riuscirò a dire molte cose sensate, a fare speculazioni, congetture. Mi risulta difficile anche solo parlare di fronte a tutto quello che abbiamo visto. Cioè, veramente. Allora, proviamo a rimettere un attimino assieme i pezzi. Stavamo varcando, stavamo attraversando, scusate, il ponte per l'El, ma siamo stati sconfitti da Ela, che ci ha scaraventato nell'oscurità spezzandoci la spada. Dopodiché abbiamo assistito, abbiamo potuto ascoltare anche dialoghi della nostra voce interna veramente bellissimi, bellissimi. Cioè, mi soffermerei su praticamente ognuna delle cose dette da quella voce. Penso che le frasi più belle le riporterò in descrizione, ma il fatto che Senua non venisse accettata perché la sua malattia mentale, il suo terzo occhio fosse un po' corrotto, diverso, facesse pensare anche alle persone che, normali per così dire, tra virgolette, che la realtà potesse non essere così semplice, potesse essere alterata da ciò che alla fine noi percepiamo, noi vediamo. Veramente mi è piaciuta un sacco quella frase, quel dialogo, così come molti altri, e come in generale, lo ripeto, lo sottolineo, lo sovrascrivo, la recitazione
di Senua, veramente qualcosa di mai visto in un videogioco. Ma in generale ci sono un sacco di cose in questo videogioco che io non ho mai visto. Guardate, come se fossimo ritornati alla realtà. Questo ponte sembra in qualche modo normale adesso, non ci sono più i corpi impalati. Questo è mare, ci sono le montagne, un'ambientazione per quanto decadente, reale, realistica. È come se passassimo dal mondo onirico di Senua, dalla sua testa, dalle sue fantasie psicotiche, alla realtà. E noi abbiamo sentito la voce di Dillion chiamarci. Vi ricordo che Senua porta con sé in quel fagotto che potete vedere in basso a sinistra, la testa di Dillion. La testa del cadavere del suo amato. Era un'illusione. Perché siamo stati troppo lenti, non credo. Probabilmente sarebbe andata così comunque. Inseguiamolo. Non c'è niente da seguire, torna indietro, questo dicono le voci. Mamma mia, ragazzi. Mi sembra di giocare un film. Veramente. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbao made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Ogni Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Ragazzi, a me sembra di stare vivendo un'opera d'arte, cioè. Comunque abbiamo scoperto nuove cose sul passato di Senua. Niente di particolarmente rilevante. Riesco a parlare, ve lo giuro. Niente di particolarmente rilevante per scoprire qualcosa in più sulla psicosi che affligge la nostra protagonista. Ad ogni modo, ci sono due strade. Ci sono due strade, eh? Ah. No, non siamo nella realtà, siamo ancora nell'illusione, perché questo volto è quello della madre. Vero? Sì. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Ok, ragazzi, questo credo che fosse un segreto. Questo era un segreto, ragazze. Questo per dirvi quello che sono i segreti in questo gioco. I volti della madre di Senua, che vi ricordo era una sacerdotessa e guaritrice, anche lei col dono della visione, quindi probabilmente anche lei schizofrenica o malata, che ci rassicurano con una dolcezza infinita: non ti preoccupare, lasciati trascinare dalle correnti. Penso che si stia riferendo alla malattia mentale. Fatemi sapere anche la vostra, naturalmente, nei commenti. È sempre più stanca, sempre più stremata, però. Eccolo. Là in fondo l'albero. The gloom lifted.
first time in years she felt a ray of hope. Sentite la musica. Ok, no. Ma che dite? Ok, un'altra runa. Sembrano un po' i Rammstein. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword comes out in silver stitch. His brother Sigmund. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army. King Sigir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them. Ok, di qua forse si va avanti. Credo di sì. Cosa che per il momento non voglio fare, ragazze. Perché c'era un altro punto da esplorare. Ok. Qua sopra, esatto. Credo ci sia un'altra porta sigillata. Esatto. Però questo marchio è diverso. Questa runa è diversa. Ah, è la spada. La spada di cui ci parlava la runa. Ah, non possiamo interagire. Ok. Dobbiamo trovare la spada. La spada di Odino. La spada di Sigmund. Per riuscire a varcare quella porta. E probabilmente la spada di Sigmund è la stessa che ha l'illusione di Dillion laggiù sotto l'albero cosmico, sotto Yggdrasil. Ed è lì che dovremo andare, ragazzi. Io non so che dire, chiudo qua l'episodio perché non voglio sovraccaricarlo di intensità. Mi sembra che veramente in quanto a contenuto ne abbiamo avuto veramente parecchio. C'è veramente tantissimo di cui parlare, però credo che lo faremo nel prossimo video e nei prossimi per tutta la durata della serie. Ma in questo, ragazzi, veramente sono rimasto senza parole, sbalordito. Questo gioco è un continuo, ma veramente continuo migliorarsi, una rivelazione, una sorpresa continua, qualcosa di veramente mai visto, decisamente mai visto un gioco di questo tipo. Poi non è per tutti, ragazzi. Non è un gioco per tutti, a molti potrebbe anche non piacere, e con questo non voglio dire che sia una cosa per palati fine, però secondo me ci vuole una determinata sensibilità per riuscire veramente ad apprezzare questo titolo, che veramente coinvolge in una maniera viscerale. Il mio consiglio è giocatevelo comunque, davvero, lo so che potrebbe essere controproducente per uno youtuber che ci fa la serie, ma se ne avete la possibilità acquistatelo e giocatelo voi per conto vostro, perché merita. Supportate Ninja Theory, dategli questi 30 euro, sono 3 pizze, e alla prossima, ragazzi. Dereshi.